pomeriggio a tutti qui da GSI One Channel, Filippo La Calamita, questo pomeriggio con il grande portiere della nazionale della Juve, Mattia Perin. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Mattia, è un vero piacere averti qui con noi dal Gruppo Sportivo Italiano. Niente, facciamo appunto quattro chiacchiere con Mattia. Ricordiamo, il tuo esordio è avvenuto in Serie A il 22 maggio del 2011, a ben 18 anni, nella partita Genoa-Cesena, te la ricordi? Eh sì, come potrei dimenticarmela. 3-2 risultato finale, ultima giornata di campionato. Il tuo allenatore all'epoca era Ballardini, che poi hai ritrovato nuovamente quest'anno. Possiamo definirlo il tuo più caro allenatore, oppure ve ne sono altri di cui hai affettuosi ricordi? No, ma gli allenatori cerco di portarli tutti nel mio cuore, perché comunque da tutti ho avuto la fortuna di imparare qualcosa e penso che lui che mi ha fatto esordire e mi ha fatto fare l'ultimo anno nel Genoa prima di andare alla Juventus, e poi sicuramente Giampiero Gasperini, che ho avuto 3 anni anche lui, 4 anni anche lui, e è stato fondamentale per la mia crescita, non solo come persona, ma non solo come calciatore, ma anche come persona. E diciamo che Ballardini e Gasperini sono due allenatori molto differenti, ma che da tutti e due ho potuto apprendere molte cose. Se oggi sono la persona e il calciatore che sono, è anche merito loro, senza poi passare tutti gli altri che ho avuto, da Stroppa al Pescara, dal Canto al Padova, a Juric, anche al Genoa, che è un allenatore che secondo me avrà un grande futuro. Niente, grazie per la risposta. Dopo 5 anni è lasciato il Genoa, squadra più vecchia della Serie A, per approdare alla Juve, che è la squadra più blasonata della Serie A. Avrai già spiegato a numerose trasmissioni televisive quali sono stati i motivi. Ti chiediamo di farlo nuovamente anche qui da noi, per i nostri telespettatori di GSI One Channel in piattaforma HD. Beh, non è difficile rifiutare la Juve, è un top team a livello di Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, siamo in quella fascia di squadre lì, è un'opportunità troppo grande per la mia carriera, un'opportunità che dovevo sfruttare e devo sfruttare al meglio. Arrivo in punta di piedi, ho tanto da imparare, ho la possibilità di allenarmi con dei campioni di un calibro elevatissimo, dei fenomeni, e grazie anche a questo potrò migliorare tantissimo anche io. Indubbiamente, e ne siamo sicuri di questo, perché ti conosciamo, persona umile, persona professionista. Grazie. E un super atleta. Grazie. Per chi non fosse a conoscenza, anche se è difficile pensarlo, Mattia è detentore già di diversi record ed anche importanti, quindi puoi solo aumentarli. Andiamo ad annunciare qualcuno. Al termine del campionato di Serie B 2011-2012, disputato col Padova, dove hai anche conosciuto la tua compagna, vinci il Serie B Wind Howard come miglior portiere del campionato. L'anno successivo, giocando con il Pescara in Serie A, precisamente alla 19ª giornata, si rende assoluto protagonista della vittoria contro la Fiorentina allo Stadio Franchi, 0-2 il risultato, con ben 15 parate, record stagionale in una singola partita per quanto riguarda i 5 maggiori campionati europei: Germania, Francia, Inghilterra, Italia e Spagna. Grande riconoscimento questo, perché 15 parate all'Artemio Franchi non è facile farle, e tutte con successo, quindi complimenti. Grazie. Nel luglio 2013 rientra a Genoa, che punta su di te come titolare, affidante la maglia numero 1. Il 15 marzo 2015 viene premiato l'Associazione Italiana Preparatori Portieri come miglior portiere nei campionati di Serie A, B e Primavera per la stagione 2013 e 2014. Nella stagione 2017-18, quindi per questa passata, diventi definitivamente il capitano del Genoa, visto la partenza di Nicolas Burdisso. Hai giocato in tutte le nazionali giovanili, è il primo portiere nella storia del Genoa ad essere convocato per un mondiale. Esordisce in nazionale col 18 novembre 2014, a 22 anni, entrando nel secondo tempo della partita amichevole Italia-Albania, risultato finale 1-0 disputato a Genoa, proprio a casa tua. A casa mia. Ora arriva la domanda, dopo questo che abbiamo annunciato: ma senza gli infortuni che ti hanno costretto a saltare anche importanti appuntamenti in nazionale, dove saresti adesso? Sarei probabilmente ancora qui, perché sarei dove sono ora, nel senso, gli infortuni sì, mi hanno tolto un po' di tempo, ma mi hanno aiutato a crescere come persona. Poi sta agli altri decidere se sono diventato più forte o meno forte, ma
sicuramente sono diventato una persona diversa, mi ritengo una persona migliore. La persona che stai fuori dal campo tante volte te lo riporti dentro il campo, quindi non mi sento di dire grazie agli infortuni, perché se non ci sarebbero stati forse sarebbe stato meglio, però ho cercato di essere resiliente e di prendere in ogni situazione negativa le cose migliori, e se oggi sono arrivato alla Juve è anche per questo. Mattia, ora domande a raffica, Vai. risposte secche, a fulmine cotone. Il più forte portiere di sempre? Buffon. Non avevo dubbi. Il più giovane portiere promettente di oggi? Donnarumma. Donnarumma. Il giocatore col quale sei stato più legato? Ce ne sono due o tre, c'è Bertolacci, c'è Pavoletti, loro sono probabilmente quelli con il rapporto più stretto, ma ho tanti amici nel mondo del calcio. E mi ritengo fortunato perché è un mondo un po' particolare, è una galassia che va esplorata con le molle, però sono contento perché ho conosciuto tante persone che mi hanno migliorato, da cui ho imparato tanto. Un giocatore che pensavi esplodesse e non è poi avvenuto. Non ce ne stanno tanti anche in questa domanda qui, perché ho avuto la fortuna di partecipare ai nazionali fin dall'Under 17, quindi ho visto un'infinità di giovani talenti, anche etichettati come fenomeni, che non sono arrivati. E questo secondo me ti fa capire che le qualità atletiche e tecniche vengono meno se non c'è una qualità mentale che vada oltre tutte le difficoltà che ti dà questo sport, nelle fasi adolescenziali. Indubbiamente. C'è invidia nel mondo del calcio? Ma non è solo nel mondo del calcio, credo che il mondo è bello perché è vario, ci sono le persone invidiose, ci sono le persone meno invidiose, ma non crea alcun tipo di problema nel calcio. C'è un po' di invidia, probabilmente ce n'è un po', ma a livello proprio amatoriale, a livello di giovani esordienti, giovanissimi, secondo me sono più i genitori che i ragazzi. Indubbiamente, indubbiamente. Quindi lasciamo giocare un messaggio, lasciamo giocare tranquilli i vostri figli perché si devono solo divertire e poi i genitori devono Assolutamente. fare il genitore sugli spalti e fare solo quello. Passiamo ai saluti finali, Mattia, facendoti gli auguri per la nascita di tua figlia Grazie. Vittoria, bellissimo nome, di cui è Grazie. da poco festeggiato il battesimo. Il nome è stato attribuito perché ti piaceva o perché sei uno a cui Tutte piace sempre e vincere? due, tutte e Indubbiamente. due. Risposta a fulmicotone, giustissima secondo me. Complimenti e Grazie, arrivederci per la arrivederci, prossima è stato un incontro. piacere, grazie mille a tutti, ciao.